Questo è un esempio classico di radioterapia stereotassica polmonare. Quello che vedete è una singola localizzazione polmonare. Stiamo facendo delle correzioni sul posizionamento del paziente in modo da essere preciso al millimetro prima di cominciare poi a colpire la lesione direttamente con le radiazioni durante la seduta di trattamento. Anche le competenze del radioterapista oncologo sono assai elevate e trasversali. Lo dimostra la sicurezza con cui ogni giorno impiega le diverse armi terapeutiche a sua disposizione nell'interesse del paziente, da sole o in combinazione tra di esse. Ce lo dice Filippo Alongi, direttore della radioterapia oncologica dell'IRCCS, ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar Verona, dove ci troviamo, e professore associato all'Università di Brescia. La radioterapia rappresenta una delle metodiche più importanti per la cura del cancro. Insieme alla chirurgia e ai farmaci rappresenta una delle metodiche più efficaci. Recentemente è stata oggetto di un'evoluzione tecnologica che ha cambiato notevolmente l'approccio verso il paziente. Da trattamenti molto aspecifici e generici si è passati a trattamenti sempre più personalizzati sugli aspetti biologici, clinici, anatomici del paziente. Un altro passaggio epocale è stata l'evoluzione della precisione che ci consente in questo momento di ridurre drasticamente il numero di sedute. Questo significa che trattamenti molto lunghi adesso possono effettuarsi in poche sedute o addirittura in una singola seduta, come avviene con la radiochirurgia. Nomen omen, quindi, professore. Sì, perché la radiochirurgia non è altro che la sostituzione, in questo caso del bisturi, con delle radiazioni ultra precise che colpiscono il nostro bersaglio tumorale e che ci consentono di ottenere dei risultati ragguardevoli in assenza di invasività rispetto all'intervento chirurgico. Nel nostro centro siamo specializzati in trattamenti di radiochirurgia e trattamenti di radioterapia stereotassica che vengono prevalentemente indicati in pazienti che hanno una malattia in fase iniziale. Supponiamo un tumore del polmone in stadio precoce o ad esempio un tumore della prostata ancora intracapsulare. In questi pazienti, in una seduta o in poche sedute, fino a 5, riusciamo a debellare totalmente la malattia, così come possiamo farlo in pazienti metastatici che sono in buone condizioni di malattia e con un carico di malattia limitato solo ad alcune sedi. Qui, insieme ai farmaci e insieme al bisturi, riusciamo ad aumentare la sopravvivenza in assenza di effetti collaterali. Grazie. Grazie.